Ciao a tutti, sono Adriano Lasagni e in questa serie di brevi video vorrei regalarvi dei consigli utili sul mondo della batteria. Partiamo dalle pelli e dall'accordatura. La prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che la batteria fa parte degli strumenti a percussione a suono indeterminato. Cosa vuol dire questo? Che non abbiamo delle note precise da andare a ricercare, ma il suono dovrà soddisfare il nostro orecchio. Allora, vi faccio un esempio per quanto riguarda invece strumenti a suono determinato. Questi sono dei tubi sonori e il rosso rappresenta il Do, il giallo il Mi e il verde il Fa. Allora, se io suono il Do e il Mi, ottengo un intervallo di terza. Se suono il Do e il Fa, ottengo un intervallo di quarta. E questo vi dà proprio l'idea, per quanto riguarda i suoni, il fatto che i tubi, in questo caso, sono fatti con lo stesso materiale, hanno lo stesso diametro, ma hanno lunghezze diverse. Vedete? Il Do è più lungo, il Mi è in mezzo e il Fa è più piccolino. Allora, per quanto riguarda la batteria, anche noi abbiamo delle varianti, ok? Allora, la prima variante è quella delle dimensioni dei tamburi. Allora, io qua ho delle pelli. Questa è la pelle che normalmente va sul tom 1, il più piccolino, che è di 10 pollici. Poi abbiamo una pelle di 12 pollici, che è quella che va sul tom 2, e poi una pelle di 16 pollici che va normalmente sul timpano. Quindi queste qua sono le misure standard delle batterie. E vedete appunto che abbiamo, un po' come succedeva nei tubi sonori, delle dimensioni diverse. Quindi questa è già una prima caratteristica, quindi i tamburi di dimensioni diverse, una prima caratteristica per determinare il nostro suono. Poi dopo, l'altra caratteristica molto importante è quella della tensione delle pelli, quindi la pelle risonante che è quella sotto e la pelle battente che è quella sopra. Con queste varianti noi andiamo a determinare il suono che soddisferà il nostro gusto. Per quanto riguarda le pelli, parliamo ora delle pelli battenti, cioè quelle di sopra. Allora, le più utilizzate sono le G1 per quanto riguarda Evans e le Ambassador per quanto riguarda Remo, e si parla di pelli a monostrato, oppure le G2 della Evans, equivalenti alle Emperor della Remo, per quanto riguarda le doppio strato. Entrambe possono essere sia sabbiate che trasparenti. Diciamo che in linea di massima la differenza tra le monostrato e le doppio strato sta nel fatto che la monostrato ha sicuramente più attacco, più presenza e più volume. Le doppio strato hanno sicuramente un suono più corposo e più basso. Per quanto riguarda invece le pelli risonanti, cioè quelle sotto, sono generalmente molto sottili e trasparenti. Dico generalmente perché diversi jazzisti montano delle sabbiate sempre sottili, però anche nella parte risonante. Per quanto riguarda la pelle della cassa, bisogna fare un ragionamento a parte. E cioè, intanto bisogna vedere che genere facciamo. Cioè, se facciamo del jazz, è consigliato mettere pelle sabbiata, monostrato, sia nella parte battente che nella parte risonante, non fare il foro per quanto riguarda il microfono e tenere la cassa completamente vuota. Questo per dare un senso di continuità al suono tra i tom e appunto la cassa. Per quanto riguarda invece tutti gli altri generi, normalmente si fa il foro per quanto riguarda il microfono, che serve non solo per l'amplificazione ma anche per fare uscire l'aria all'interno. In più si tende a mettere le pelli con le sordine sia nella parte risonante che nella parte battente e generalmente si mette anche un panno o un cuscino all'interno della cassa proprio. E per farvi vedere un esempio, questa è una pelle risonante della Evans e questa esce già con il foro e anche questo cerchio di plastica che protegge appunto la pelle. All'interno vedete che c'è questo cerchio su tutta la circonferenza della pelle che è appunto una sordina interna. Okay? Quindi questa sordina sarà sia nella parte appunto risonante come in questo caso che su quella battente. In più volevo farvi vedere un tipo di cuscino che è in commercio che è molto carino perché vedete che c'è uno strap. L'altra parte diciamo dello strap viene messa direttamente sul legno della cassa all'interno del tamburo e
E una volta posizionato appunto lo strap, la parte sopra del cuscino poggerà sulla pelle battente. In questo modo si tolgono completamente tutte le risonanze e i rimbombi. Passiamo ora all'accordatura dal punto di vista pratico. Allora, qui ho preparato un tom da 10 e mi sono premunito di allentare al massimo sia la pelle risonante che quella battente. La prima cosa che vi consiglio di fare è quella di stringere i vari tiranti con le dita per avere una tensione abbastanza omogenea in tutti i punti. Una volta fatto questo, prenderemo la nostra chiavetta e faremo dei piccoli giri in modo incrociato su tutti i tiranti. Si va in modo incrociato per evitare che si formino delle pieghe nella pelle. Poi generalmente io tendo a tirare di più la pelle sotto rispetto a quella di sopra, ma è una scelta mia personale. Colpendo vicino ai tiranti sento se la tensione è uguale un po' in tutti in tutte le parti. Poi la giro e faccio la stessa cosa. Quindi partiamo dalle dita, ok? Poi anche in questo caso, sempre in modo incrociato. Naturalmente, come ho detto all'inizio, deve soddisfare il vostro gusto. Poi, sono regole generali queste, però visto che siete artisti, che siete creativi, vi invito a trasgredirle e a fare delle sperimentazioni, ok? Dopo, naturalmente, per il discorso degli intervalli, come dicevo all'inizio, bisognerà andare a provare. Non è male. Quindi, come vi dicevo, poi per il discorso degli intervalli, dopo bisognerà provare ton piccolo con ton medio, ton piccolo, ton medio e timpano, in modo appunto da avere un suono che vi soddisfi pienamente. Bene, ora per non perdere troppo tempo, ho già predisposto le pelli con un suono che a me soddisfa e vorrei farvi ascoltare la batteria nel suo insieme. Spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia utile. Ci vediamo alla seconda puntata. Ciao ciao!